Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo rasoio della Braun, noto brand tedesco made in Deutschland, come potete leggere anche qui sotto. Si tratta di un rasoio serie 9, di quella che è la serie 9. Ci sono diverse serie, appunto, tra cui la serie 3, la serie 5, la serie 7 e poi la serie 9. Nello specifico si tratta del modello 9290cc. Vi lascio innanzitutto il link qui sotto in descrizione di Amazon, dove io personalmente l'ho acquistato e l'ho pagato veramente un prezzo stracciatissimo sui 230 euro. Potrebbe oscillare ovviamente il prezzo, però questo è quanto l'ho pagato personalmente. E adesso andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche e cosa è presente nella confezione. Parto subito col dirvi che le diversità tra le varie serie, anche io ci ho messo un attimo a capire, mi sono documentato, ho anche scritto alla Braun stessa per capire un attimo. Ecco, le diversità tra le varie serie sono principalmente le azioni di taglio al minuto. Nella serie 9 abbiamo in tutti i modelli della serie 9, quindi 9290, 9240, eccetera, abbiamo le azioni di taglio che sono di 40.000 al minuto, quindi 40.000 azioni di taglio al minuto, mentre invece per la serie 7, quindi i diversi modelli 7898, 7840 eccetera, abbiamo delle azioni di taglio che sono di 10.000 in meno, quindi 30.000 azioni di taglio al minuto. La differenza poi consiste anche nella testina flessibile che si adatta ai contorni. Abbiamo con la serie 9 in tutti i modelli 10 direzioni, mentre con la serie 7 8 direzioni. Per la serie 5 ovviamente varrà lo stesso discorso, quindi cambieranno il numero di direzioni, che sarà inferiore, come anche le azioni di taglio. Abbiamo poi la differenza stessa nel modello, che può differire per quanto riguarda le dotazioni che sono presenti appunto con il rasoio. Abbiamo infatti il Series 9 9240S, che non presenta ad esempio la stazione di polizia inclusa, mentre le caratteristiche sono invariate, forse cambia il colore, però appunto rispetto a questo modello che andiamo a recensire oggi, il 9290cc, appunto non è presente la stazione di pulizia, mentre qua la stazione di pulizia è presente e è anche utile, come vedremo, per una maggiore pulizia e manutenzione del nostro rasoio. Ora andiamo nello specifico a vedere il contenuto della confezione. Come vedete già qui davanti alla scatola ci sono quelle che sono le caratteristiche: 40.000 azioni di taglio al minuto, wet and dry, quindi potete utilizzarlo sia sulla pelle bagnata con la schiuma da barbo, anche a secco. 10D, come vi dicevo, sono le 10 direzioni di taglio. Andiamo a vedere sul lato. Io sono già andato ad aprire precedentemente la scatola per caricare il rasoio. Abbiamo programma intelligente, 50 minuti di tempo di rasatura che si può effettuare. Come viene scritto anche nelle descrizioni in dotazione, ovviamente il tempo di ricarica stessa e di durata della batteria variano anche dalla temperatura esterna. Se fa freddo, la batteria si caricherà diciamo in modo non troppo ottimale, come anche durerà un pochettino di meno. Come vedete qua ci sono altre caratteristiche, tra cui la batteria agli ioni di litio, 50 minuti cordless, come vi dicevo prima, il display LED e l'indicatore di pulizia, come anche il pulsante per bloccare la testina regolabile. Andiamo subito a spacchettarlo insieme. Qua un ingrandimento della struttura che va appunto della tecnologia che va appunto a rasare. Abbiamo infatti 4 elementi di rasatura sincronizzati con 40.000 movimenti di taglio trasversale. Vado un attimo a avvicinarvela. Ecco qua, andiamo ad aprire la confezione. Come vedete abbiamo innanzitutto il libretto di istruzioni, che è presente in varie lingue, come potete vedere. Qua essenzialmente viene spiegato tutto, dalla prima ricarica, da come andare a utilizzare il rasoio, come pulirlo, come inserirlo nella Clear Station, che è una stazione appunto che serve sia per la ricarica del rasoio ma anche per la pulizia. Ovviamente
siete liberi anche di utilizzare, se non volete ad esempio portarvi la stazione di ricarica in viaggio, siete liberi di portarvi esclusivamente l'alimentatore che è in dotazione e quindi caricarvi a sé stante il rasoio senza doverlo quindi mettere nella stazione di ricarica e di pulizia. Come vedete è un filo a spirale che si può quindi utilizzare non per forza in una distanza limitata, ma in una distanza flessibile. Ecco qua, questo va attaccato dietro il rasoio ma anche dietro la stazione di ricarica. Come vedete ci sono varie indicazioni che potete poi andare ad approfondire da soli, ma ad esempio quello che viene indicato è non usare il pettinino che è presente all'interno. Adesso vado a prendere il pettinino, ecco, non usare questo pettinino per pulire la parte in alto, questo per non andare a rovinare la lama. E ci sono altri ovviamente consigli come utilizzare a 90 gradi il rasoio sulla pelle, ma non voglio dilungarmi troppo, anche perché c'è scritto tutto qua ed è di facile comprensione. All'inizio c'è scritto comunque di ricaricarlo per un'ora e di sostituire le lame comunque ogni 18 mesi per mantenere alte le performance del rasoio. Quindi libretto di istruzioni, alimentatore, pettinino per andare per andare a pulire il rasoio all'interno. Abbiamo poi la vaschettina che andrà messa al di sotto della stazione di ricarica a base di alcol, attenzione che è infiammabile. E abbiamo poi, oltre alla stazione di ricarica, che la vado a tirare subito fuori, eccola qua, abbiamo il rasoio che arriva all'interno di questa confezione semi rigida di stoffa. Essenzialmente è quello che varia anche tra i vari modelli, che è il fatto del case del rasoio. Alcuni modelli hanno il case di pelle, altri ce l'hanno in un altro materiale, quindi questi piccoli dettagli, questi piccoli accessori vanno diciamo a cambiare quello che è poi il modello. Ma essenzialmente la serie 9, come anche la serie 7, tutti i modelli della serie 9 e tutti i modelli della serie 7 presentano a livello strutturale le stesse caratteristiche. Questo me l'ha confermato anche un ragazzo della Brown che ha appunto contattato per saperne di più. Il rasoio è questo qua, presente all'interno di una confezione di plastica. Sono già andato a ricaricarlo, come vedete si va a ricaricare qui dietro semplicemente. E ve lo mostro. Come vedete il colore è argentato, le dimensioni sono veramente contenute, abbiamo all'incirca 15 centimetri, una larghezza di 4 centimetri, una bella parte gommata sul retro che quindi conferisce un buon grip. Si può usare anche sotto la doccia questo rasoio, poi ovviamente sta a voi decidere come utilizzarlo. Come vedete il modello, per capire un attimo il modello basta andare a guardare qui sul retro, non so se si riesce a leggere, c'è scritto 9290cc. Abbiamo poi, partendo dal retro, questo pulsante che permette di allungare questa parte che servirà per modellare le basette o comunque rifinire un po' la barba. Si va a schiacciare e si ritrae, ecco qua. Come vedete c'è scritto che è consigliabile non inserire il rasoio, o meglio non si deve inserire assolutamente il rasoio bagnato o sporco di schiuma da barba, ma si deve prima sciacquarlo, asciugarlo e poi successivamente si va inserito all'interno. Per inserire la parte di liquido che poi andrà a pulire, che servirà appunto a pulire il rasoio, una pulizia automatica, si deve principalmente schiacciare questo pulsante, si aprirà come avete visto questa base, si andrà a rimuovere la pellicola e si inserirà all'interno, così che appunto poi si potrà, ci penserà lui in automatico a pulire. Abbiamo visto la parte dietro, guardiamo un attimo la parte davanti. Come vedete c'è un display, la marca, la testina che come vi dicevo è
si può appunto direzionare, 10 direzioni, basta semplicemente con questo specie di pulsante premere in su, diciamo, spingere in su, e si può modellare. Come vedete, abbiamo diverse direzioni. Quando si vuole scegliere appunto la direzione desiderata, basterà semplicemente tirare indietro e bloccare, così resta stabile. Per estrarre invece la parte al di sopra, cioè le lame, basterà premere qua a sinistra e a destra contemporaneamente, e la parte sopra, come vedete, verrà via. Quindi schiacciamo, solleviamo e si potrà andare a pulire soltanto qui dentro con la spazzolina che vi facevo vedere prima. Non andate a pulire qua, perché sennò si va a rovinare. Quello che viene poi detto anche all'interno del libretto di istruzioni, poi comunque indifferente come lo andate a mettere, non cambia niente, quello che viene comunque detto nel libretto di istruzioni è che è raccomandato, nel caso si dovesse pulire il rasoio dopo che lo si utilizza ad esempio con la schiuma da barba, è raccomandabile lubrificarlo qualche volta, perché appunto lavandolo sotto l'acqua potrebbe appunto perdersi. Adesso vado un attimo a metterlo accuratamente. Comunque, come vi dicevo, potrebbe perdersi quella che è l'affilatezza della lama, quindi è sempre meglio mettere qualche goccia di lubrificante. Comunque sia, già di per sé nella base di ricarica svolge la funzione di lubrificazione del rasoio. Parlando un attimo ancora del rasoio, abbiamo il sistema di accensione. Andiamo a schiacciare una volta, come vedete è abbastanza diciamo rumoroso, ma non troppo. In mano non vibra neanche tanto, come vedete il movimento delle lame è quasi impercettibile. Si schiaccia una volta e si ferma, si spegnerà dopo pochi secondi. Qua sono le tacche dello stato della batteria, della carica. Si va a caricare semplicemente attaccandolo alla corrente con l'alimentatore o all'interno della stazione di ricarica, e quando il rasoio è carico ovviamente non lampeggerà più niente, si spegnerà in modo automatico. C'è anche la possibilità di attuare il tasto di attuare la funzione, scusate, standby, ovvero in questo modo si va a schiacciare 3 secondi, come vedete, un attimo, allora si va a schiacciare 3 secondi, dopo che lampeggia e emette il beep vuol dire che appunto il rasoio è in modalità standby, quindi vuol dire che se uno lo schiaccia il rasoio risulta bloccato. Questo magari quando, non so, avete dei ragazzini in giro per casa, dei bambini, e volete assicurarvi che non vadano ad attivarlo. Per sbloccare la funzione di standby si va semplicemente a rischiacciare per 3 secondi fino a che il tasto del lucchetto, l'icona del lucchetto, scusate, smetta di lampeggiare e di apparire. Vado ad indicarvi quelli che poi sono anche i vari indicatori che sono presenti, come vedete, e sono indicati anche sul libretto di istruzioni, ma sono presenti sulla la stazione di ricarica di pulizia. Abbiamo l'indicatore del livello di carica della cartuccia, non del rasoio. Abbiamo poi la spia dello stato di ricarica del rasoio, e poi l'indicatore di programma di pulizia. Come potrete immaginare, la stazione di ricarica effettua una pulizia che prevede anche un'asciugatura del rasoio, e questa pulizia avviene in modo automatico. Come potete leggere qua, abbiamo 3 livelli di pulizia: una goccia pulizia economica breve, 2 gocce livello normale di pulizia, 3 gocce pulizia molto intensa. Cosa vuol dire? Che se la pulizia sarà intensa, quindi 3 gocce, ed appariranno qua sul display, il nostro rasoio consumerà nel lavaggio consumerà molto più liquido, e quindi vuol dire che dovrete cambiare in sostanza il vostro liquido, che si può comprare a parte, più spesso, quindi maggiori costi, mentre se la pulizia sarà breve ed economica consumerà meno liquido.
praticamente come la lametta. Sono veramente soddisfatto. Andiamo a vedere insieme velocemente la pulizia. Allora, sono andato a mettere al di sotto la cartuccia. Vado prima di tutto per una pulizia corretta a rimuovere la parte di sopra. La rimuovo in questo modo e la sbatto come c'è scritto sull'indicazione, in questo modo, così da fare uscire i peli in eccesso o comunque tutta la sporcizia che si è accumulata. Vado ovviamente anche a pulire qua la parte sopra che presenta dei residui di peli. Sono già andato comunque, andiamo a pulirla. Vado a riporre dopodiché la parte sopra delle lame tenendo premuto qua. Andiamo a posizionarlo in questo modo. Come vedete, hai messo il beep, quindi vuol dire che ha riconosciuto la modalità in cui l'ho appoggiato. Ci indica 3 gocce. Andiamo a schiacciare il bottone. Sta attuando la pulizia. La pulizia è avvenuta, adesso sta asciugando il rasoio. E col rumore della ventola in sottofondo che sta asciugando il rasoio da oltre 10 minuti, io vi do appuntamento alla prossima video recensione. È stata una recensione abbastanza lunga, ma ho voluto cogliere ogni dettaglio tecnico, farvi vedere l'aspetto appunto pratico sulla pelle come rasatura e anche questa particolarità della stazione di pulizia e ricarica. Il link è quello in descrizione, vi ripeto. Seguite il link se volete comprare questo modello preciso con tutti gli accessori. È facile confondersi tra vari modelli ed è facile magari acquistare un modello che non ha all'interno i vari accessori, come in questo caso la stazione di ricarica e di pulizia. Questo modello secondo me è quello più performante e forse l'ultimo della serie 9, e presenta come vantaggio il fatto che ha la stazione di ricarica e di pulizia, che è una combinazione secondo me perfetta. Io personalmente, indipendentemente dal modello, sono soddisfatto dell'esito, perché è come tagliarsi la barba con una lametta, anzi ci metti di meno ed eviti anche di tagliarti, perché con la lametta, quando sei di fretta, è facile anche tagliarsi. Quindi per ora posso dire di essere totalmente soddisfatto. Se avete domande non esitate a pormele, io sono qui. Alla prossima.